Le stelle stanno in cielo e i sogni non lo so, so solo che sono pochi quelli che si avverano. Gentili telespettatori, buon pomeriggio dal comunale di Montepaone, Fra Botto Mannis, dove l'Esterna 65 di S1 TV è lieto di offrirvi per la terza giornata di andata del Girone B di promozione calabrese l'incontro tra Real Montepaone e stilese Alfonso Tassone. Una partita importante, una partita che dirà molto su questo inizio, su questo abbrivio di campionato appunto, del Girone B di promozione. Ringraziamo quindi subito tutta l'esterna, Antonio Siciliano, Antonio Luca Franco, Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri e tutto il gruppo di lavoro appunto, che ci permette di mettere in onda insieme con la voce di Giorgio De Filippis questa, uh, questa telecronaca, questa partita. Ed ecco che le squadre si stanno avvicinando al rettangolo verde, eh, vi, eh, possiamo già preannunciare che il Monte Paone nella classica divisa bande orizzontali verdi e gialle, mentre la Stilese è in completo totalmente azzurro con eh, inserti gialli. Agli ordini del signor Vincenzo Violi della sezione di Taurianova, assistito da Pasquale Scopellitti di Reggio Calabria e dal secondo assistente Angelo Mazza, sempre di Reggio Calabria, stanno appunto per fare loro ingresso in campo con le formazioni che vi anticipiamo subito che presentano molte novità soprattutto tra le fila del Monte Paone la stilese schiera Russo-Piritano-Surace, Manno-Certomar-Romeo, Rocco-Papaleo-Iorfida-Martinez autore dell'unico gol sinora in campionato della stilese e eh, Tirotta e Giuseppe Papaleo Mr Vittorio Leotta eh, porta con sé in panchina Scuteri, Antonio Tassone, Gaetano, Alfarano, Simonetti e Francesco Tassone. Risponde il Monte Paone di Alessandro Pisano con Lombardo, Fiorentino Ienco, Condito, Conidi Montirosso, Doria, Marco Voci, Riucci, Stagliano e Fabio. In panchina ci sono Iassogna, eh, Procopio, Camarà, Sinopoli, Scarfone, Labonia, Virgilio, Salvatore Procopio e Fall. Ed ecco che si avvicinano appunto al centro eh, del campo i giocatori mentre si riempie il catino, la bomboniera del frabotto Mannis e eh, si cominciano i saluti di rito e noi come tali salutiamo qui le testate giornalistiche. Eh, C'è innanzitutto il nostro amico e compagno di tante avventure Giuseppe Ranieri. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Comunale di Montepaone. Dopo la sconfitta in esterno con l'11 africese, l'11 di Mister Pisano scende in campo tra le Muramiche alla ricerca del colpaccio interno. Eh, con un bottino in classifica di soli tre punti eh, cerca di mh, giocarsela con la stilese di Mister Leotta, un match che non dovrebbe mh, riportare sorprese particolari. Chiaramente c'è Mimbo Cosentino che tra i suoi appunti trova un attimo per salutare il pubblico di S1 TV. Buon pomeriggio al pubblico di Sovrato 1 TV. Io volevo dire invece due paroline per quanto riguarda la Silesi: non deve ingannare il punto che è in classifica, ma anche perché ha costruito una squadra per le prime posizioni. Quindi oggi penso che sarà dura per il Montepone portare a casa i tre punti. Il consueto pronostico, Mimmo. Il pronostico lo sai che non ne faccio. E noi non iniziamo se glielo chiediamo e vediamo anche in lontananza perché purtroppo a Tribuna Stampa che per la promozione ricca i testate giornalistiche ci costringe a una leggera lontananza Maurizio Vatrano. Oggi molte assenze nel Monte Paone. Eh, Quest'anno ancora non siamo riusciti a proporre la squadra tipo, diciamo, anche se Pisano mischia sempre bene le sue carte. Eh, penso che come al solito avrà trovato delle soluzioni. Speriamo che portino buon frutto. Grazie a Maurizio Vatrano, pronto appunto al suo lavoro di scoutman per Mister Pisano. E vediamo che l'arbitro, il signor Violi, è lì col fischietto in bocca, l'orologio al polso per dare il via a questo incontro che vede il Monte Paone eh, attaccare rispetto alla nostra postazione da destra verso sinistra. E quindi, indovinate un po', è la Stilese che attacca da sinistra eh, verso destra. Ed è proprio la Stilese che entra in aria. Attenzione, è entrata molto decisa sul numero 9, sul Bomber Martinez, ma l'arbitro lascia, lascia correre e riparte ancora il Montepone, ma questa volta la palla è uscita un attimo uh, fuori dal, dal rettangolo di gioco, quindi è entrata di spalla regolare, vediamo, lui lo sapete ha con sé il monitor di servizio, Giuseppe non c'era fallo. No, no, la punizione prima secondo me c'era tutta invece. Era dentro o fuori rispetto all'area di rigore? No, no, fuori, fuori, fuori. Ecco che quindi eh, è subito iniziato con un attacco eh, della Stilese. Tra breve andremo a scoprire quali sono i moduli di gioco delle due formazioni. Mentre si sviluppa l'azione eh, con Iorfida, che però eh, vede l'intervento di Fabio e poi ancora un tocco ad aprire in direzione del. Numero 3 Rocco Ienco che scambia in velocità con Marco Voci. Ten tentano il triangolo, ma si chiude bene la squadra, la difesa della Stilese che riparte in velocità. Ancora un po' di batti e ribatti con Fabio che recupera palla e cerca di scodellarla verso Marco Voci. Uscita sicura eh, di Russo che blocca eh, l'azione e rilancia verso Pirritano. Eh, I due esterni, anzi i due giovani del, eh, della Stilese sono appunto Pirritano e Surace insieme a a Russo in porta e ancora riparte il Montepaone, ma c'è un break da parte della Stilese, recupera ancora palla la squadra di Mister Pisano con Fiorentino che cerca di mettere ordine scambiando poi a centrocampo con Montirosso che lancia in profondità in maniera però imprecisa. Ancora un rilancio che cerca di innescare lo scatto di Rocco Papaleo che però non riesce a impedire alla palla di andare in out. Ienco richiama un attimo i suoi a un po' d'ordine con Stagliano che entra con decisione e vediamo che l'arbitro eh, Mimmo, arbitro nato a Leeds, perché mi sembra sin dall'inizio che arbitri all'inglese. Fino a questo momento sono state due o tre occasioni da falle, però non ha fischiato. E come diceva Boscov, fallo non è se arbitro non fischia e vediamo che riparte il Montepaone con l'appoggio su Montirosso che scarica per condito, si allarga eh, sulla fascia, ma per poco non perde palla eh, Conidi che riesce comunque a recuperare. Ruba palla eh, su Race. ancora un appoggio per eh, il centrocampista esterno del... Eh, della, della Stilese, anzi si tratta di eh, Giuseppe Papaleo che anche avendo il numero 11 probabilmente gioca in posizione leggermente arretrata, riprende eh, a ragionare la Stilese con Iorfida che scambia eh, sulla fascia e recupera ancora palla cercando poi l'imbeccata profonda proprio per Papaleo. Anticipato da un buon intervento eh, di Conidi, poi si impenna il pallone e viene recuperato ancora da Iorfida che è un po' la mente di questa eh, squadra della Stilese a squadra ospite e sembra che eh, dai suoi i piedi passino un po' tutti i palloni. Ancora in avanti il centrale difensivo della Stilese che cerca in profondità un proprio compagno, si trattava di Romeo, senza però avere fortuna in questo suggerimento profondo. Si riprenderà quindi quando siamo giunti controlliamo un attimo i nostri cronometri al terzo minuto di gioco anzi terzo minuto e 35 secondi con un rinvio dalla propria area piccola del portiere del Monte Paone Gianmarco Lombardo che scambia ancora con i piedi e imposta come di consueto l'azione della squadra di mister Pisano controllo di eh, condito che si riappoggia a Lombardo va a disturbarlo Rocco Papaleo il rilancio è impreciso e finisce in out notiamo la presenza in tribuna anche di mister Alessandro Ranieri, che però è talmente concentrato che non ci sente. Mister, se si avvicina qui alla comoda tribuna stampa, e se non segnano nel frattempo, fanno azioni pericolose. Possiamo vedere un attimo per un commento. Ecco che punta l'avversario, cerca di andarsene in velocità, non si passa perché da quel lato c'è Fiorentino. Una bella partita oggi. Sì, credo che sì, la stile è una bella squadra ben armata, però il Monte Paone ha un, anche un organico competitivo, come vedete ci sono varie, varie soluzioni che ha il Mr. Pisano. Ecco, grazie mister. Intanto c'è stato un fallo su Tirotta che se ne stava andando in bello stile, e quindi eh, con una punizione che sarà all'altezza della tre quarti campo, zona d'attacco, eh, della stilese. Che si contenderanno per quanto riguarda la battuta Iorfida e Tirotta. E mentre tutti vanno a fare massa all'altezza della linea dell'area dell di rigore dove come di consueto si schiera appunto in linea l'intera squadra del Montepaone. L'arbitro dice con perentorietà che fischierà lui, non ha la bomboletta ma stabilisce per bene la posizione del pallone e calcola al nostro monitor 9,13 m di distanza per la posizione della barriera. Vediamo se abbattere sarà Yorfida o Tirotta, probabilmente Yorfida di destro, tutti lunghi della Silese, anzi Tirotta di sinistro, grande parabola però proprio molto grande perché sorvola alla trasversale e finisce in out con Gianmarco Lombardo che richiama i suoi a un atteggiamento più tranquillo, ordinato e appunto pronto a iniziare l'azione offensiva sin dai suoi piedi, lui che è appunto l'estremo difensore del, uh, del Monte Paone. Vediamo. Arretrato anche eh, Riucci, il giovane perché Riucci, dai nostri taccuini, risulta essere un altro Millennians. Arretrato col numero 14. Arriva il pallone, salta Marco Voci, ma viene in, in anticipato da Pirritano e quindi rimessa laterale in favore del Montepaone Di competenza su questa fascia di, di campo di Ienco che scambia con un compagno. Si tratta di eh, Fabio. Ancora Ienco che cerca di dialogare con Riucci. La palla finisce ancora in uh, rimessa laterale. E, Ienco cerca di scodellare per Stagliano, anticipato, recupera. Papaleo, e si tratta di Rocco. Scarica verso eh, Surace che si libera di un avversario. Ancora per Rocco. Papaleo che entra in profondità, si appoggia per Giuseppe. Sempre Papaleo ha di fronte a sé un avversario. Si tratta di Enco. Cerca di entrare in velocità. Spazza tutto Montirosso facendo rimbalzare il pallone sulle gambe dello stesso Papaleo. E quindi ottenendo eh, una rimessa dal fondo in favore della squadra di Mister Pisano. Che sicuramente forse non si aspettava del tutto questo ingresso in campo molto deciso di una stilesse che come giustamente diceva Mimmo Cosentino al di là del punto in classifica è certamente squadra costruita per dire la sua nel girone B della promozione calabrese di quest'anno e parliamo della stagione 2018-2019 Giuseppe ti sei fatto un'idea intanto mentre scrivi varie cose sul tuo taccuino di quelli che sono i moduli di gioco Ma al momento il Montepone come al solito gioca con lo stesso modulo che è un 4-4-2 che assume varie varie finalità poi in campo. La stilese, la stilese mi sembra di vederla con, con un 4-4-2 puro speculari le due formazioni viene intanto innescato Ienco lo sappiamo che lui è un po' il ragazzo col motorino, quello che quando mette le marce alte parte sulla fascia però non riesce a recuperare il pallone anzi si sì, di testa, l'arbitro fa giocare e riparte ancora Iorfida tentando di allargare in direzione di Martinez buono il controllo ma su di, lei Wall, su di lui c'è The Wall Fiorentino che però poi non trova nessun compagno, trova soltanto Certomà che blocca questa azione offensiva ancora un rinvio da parte di condito, ma certo. Ma eh, continua ad anticipare. In questo caso, si trattava di Stagliano. Finché la palla, dopo una serie di azioni non ordinatissime, finisce per la ripartenza a Doria. Il Cristiano Ronaldo del Monte Paone che salta due avversari, se ne va sulla fascia in velocità, è inseguito da Manno. Apre per il numero 19 Stagliano. Un attimo si, fre si frena l'azione, ma. Vediamo che viene aperta la situazione a favore di Fabio che controlla il pallone, lo mette dentro. Ma anche in questo caso c'è una leggera imprecisione che impedisce a Doria di arrivare sulla sfera e quindi determina una rimessa da fondo campo in favore della Stilese. Ottavo minuto e 41 secondi, sempre 0-0 tra due squadre che si stanno si studiando, ma dando già l'idea di non rinunciare a qualunque forma di attacco, sfruttando soprattutto il campo per quanto riguarda le fasce laterali e quindi cercando di allargare. In larghezza di allargare appunto le, difese, le, le entrambe le difese avversarie per poter poi entrare dentro anche eventualmente con i centrocampisti. Colpo di testa di Papaleo recupera eh, in questo caso Tirotta che col suo consueto stile si appoggia verso Martinez che punta l'avversario. Si tratta di Fiorentino, mette in mezzo un tiro deciso. Che però vede tranquillo eh, Lombardo intervenire e bloccare con la freddezza e la semplicità di chi mantenendo una giusta posizione riesce sempre a. A rendere facili anche le parate che non lo sono, Montirosso scambia la palla, finisce a Fabio che eh, dialoga con Marco Voci, l'ultimo tocco è impreciso e in questo caso la rimessa laterale è in favore della Stilese. Ancora Montirosso che colpisce di testa, recupera delle yard eh, la Stilese e quindi la rimessa laterale affidata. Ah Pirritano vede favorire Tirotta che scambia ancora con Pirritano, apre per Yorfeda, Papaleo tocca e alla fine ancora eh, Tirotta che recupera palla, punta l'avversario Montirosso e lascia spazio, impreciso il cross, non riesce a chiudere di piatto questo cross Tirotta e la palla si spegne al lato. Notiamo che oggi purtroppo mancano i nostri amici raccattapalle, sarà il caldo sarà la giornata estiva, ma oggi probabilmente sono assenti i raccattapalle eh tutti eh, figli della scuola calcio appunto del Monte Paone che sappiamo sfornare in continuità talenti anche se nel riscaldamento abbiamo visto un giovanissimo avrà avuto meno di dieci anni eh, ragazzo che è arrivato insieme alla Stilesse che sapeva toccare la palla così bene ha fatto anche un gol in rovesciata mentre i suoi eh, penso fratelli o zii che sono in squadra eh, si allenavano ma torniamo a noi con Manno che si prepara a effettuare questa eh, rimessa palla lunga con anticipo da parte di Conidi, però il lancio vede intervenire Romeo, ruba palla ancora. Si tratta di eh, Doria che però non di Jenko che però non riesce a portarsela eh, in una zona eh, congrua e quindi perde la possibilità di controllarla. Ancora Tirotta, scambio con un compagno per un lancio in profondità impreciso. Per Papaleo il lancio era stato effettuato da Romeo che eh, sfoggia delle eleganti scarpe bianche. Abbiamo visto ai piedi di Fabio anche delle scarpe, delle scarpe rosse per quanto riguarda Romeo, mentre bianche sono quelle di eh, Fabio, il numero 21. Ancora Stajanò che cerca di proteggere il pallone. Lotta, fa sportellate con Romeo e poi ci pensa Pirritano a mettere il rimesso laterale. Con voci che apre subito per Fabio. Intervento deciso di eh, Surace e eh, certamente c'è fallo. Non c'era cattiveria. È andato giù Fabio, però la gamba era, era alta. Siamo giunti intanto all'undicesimo minuto di gioco. Eh, Giuseppe, come la vedi? Beh, una gara. Sicuramente intensa sotto il profilo agonistico, una buona stilese che combatte bene al centro e si proietta in area avversaria, un Montepone che chiude bene gli spazi e prova la rimessa. Al momento sembra un match equilibrato, però dobbiamo sicuramente tessere le lodi alla compagine guidata da Mr. Leotta che sta recitando in pieno la sua, la sua parte. Leotta, ricordiamo, altro importantissimo giocatore del calcio comprensoriale e regionale. Parte la parabola spizzata di testa. Eh, Conidi si stava per avventare sul pallone, ma viene anticipato da una decisa e sicura entrata di Russo che poi rilancia in direzione Papaleo. Ancora una serie di colpi di testa e tirotta che viene anticipato da, a sua volta da Ienco Poi l'apertura di Surace per Papaleo. All sulla sinistra c'è Martinez che riceve palla, si accentra, tenta il tiro. Gran tiro di Martinez e la palla finisce in rete. Anzi no, dà l'effetto di, eh, di essere finita in rete, però tocca sul palo esterno e finisce proprio lì nell'angolino, ma dalla parte esterna della rete. Si mette le mani nei capelli il giocatore eh, della Stilesse che al tredicesimo minuto con un preciso eh, destro è andato a beccare il palo che regge la rete, dando a tutti li, eh, la sensazione ottica del gol, ma lasciando ancora sullo 0-0 la partita, ma è un segnale importante della Stilesse che continua ad attaccare con... Iorfida, eh, Romeo eh, si lascia un attimo in retire da Stajanoma e controlla bene la palla, il colpo di testa di Montirosso ancora Iorfida, riparte la stilese con eh, Tirotta ma viene chiuso in eh, velocità dal numero 13 Condito. Che mette la palla in out, però a questo punto dobbiamo dire, sostenuta anche da un pubblico abbastanza numeroso, proveniente appunto eh, da Stilo, che la Stilesse sta sicuramente imponendo una sorta di eh, superiorità territoriale a un Monte che però è guardingo, coperto, ordinato. E sicuramente Mister Pisano sta studiando anche delle contromosse per arginare questo entusiasmo de degli ospiti. La palla viene ribattuta in una zona dove c'è Manno, arriva su di lui. Eh, Doria ma viene eh, fermato perché la palla era anche uscita certo ma eh, dialoga con Iorfida che riceve palla la scambia ancora con eh, un compagno il tocco per Papaleo che svaria su tutta la fascia d'attacco con Martinez che punta l'avversario e cerca di andarsi in velocità veramente efficace questo giocatore che si ferma all'altezza della bandierina franco bollato dal ritorno di eh, Doria e quindi la palla finisce ancora in rimessa laterale ma certamente la velocità e la penetrazione della Sidese si stanno facendo vedere soprattutto sulla fascia sinistra d'attacco della squadra di Mister Leotta. E ancora un colpo di testa della difesa del Monte Paone, ma recupera. Ancora la sfera e la stilesse con un'uscita sicura di Lombardo che fa salire tutta la sua squadra, fa respirare, ragionare i giocatori e si prepara ad appoggiarsi su condito, anzi no, forse probabilmente preferirà un lancio lungo per far avanzare, guadagnare metri alla compagine di Mister Pisano. Ancora Manno che colpisce di testa con Martinez e controlla elegantemente. Scambio Iorfida Martinez Tirotta. E alla fine ancora eh, avanzano i giocatori tutto di prima e attenzione perché l'uscita di eh, Lombardo impedisce a Pirritano di chiudere un triangolo che è avvenuto ora che siamo al quindicesimo minuto di gioco, tutto con tocchi di prima intenzione, rapidi, efficaci e anche precisi. Fabio controlla il pallone all'altezza del centrocampo, viene aggredito dall'intervento di Papaleo e eh, Tirotta. Probabilmente l'arbitro fischia per eh, la doppia presenza. Eh, di giocatori della squadra della Stilese, con Montirosso che eh, vede eh, fermata la sua, eh, il suo passaggio e con eh, Surace e e Pirritano che dialogano fino a coinvolgere anche eh, Romeo e poi ancora il giovane Surace che controlla sulla fascia in becca, Papaleo probabilmente ma qui là, il eh, signor Scopelliti di Reggio Calabria non ha alzato la bandierina il eh, Papaleo, si tratta di Giuseppe era partito con qualche centimetro eh, di ritardo e quindi in eh, fuorigioco e Montirosso che effettua la rimessa ancora un bel colpo di testa in elevazione di eh, Surace scambio con Iorfida apertura di esterno sinistro che però favorisce eh, Fiorentino che scambia col numero 14 Riucci e ancora Fiorentino che recupera palla, evita l'intervento di Martinez e si appoggia su Conidi che sventaglia in una zona però che non è presidiata da nessun giocatore del Montepaone. Parte ancora in velocità Martinez, mette in mezzo, ottima la chiusura eh, di Conidi che poi ha uno scontro molto maschio, ma non falloso con il numero 7 eh, Papaleo, continua l'azione, Papaleo è rimasto, è rimasto a terra e Giustamente, Marco Vosci eh, mette la palla in out, l'intervento di eh, Condito è stato deciso sul pallone, non c'è stato fallo secondo te, ex arbitro Mimmo Cosentino? No, è stata un'entrata un po' dura ma, non, ma senza fallo, non c'era nessuna intenzionalità. Si è sentito il rumore della palla e non delle gambe, questo è significativo. Sì, sì esatto, quindi si è sentito proprio il, la, la, il piede che è andato sul pallone. E quindi nessun danno fisico per Rocco Papaleo e con la stilese che restituisce tra gli applausi del frabotto Mannist il pallone alla formazione del Montepaone che con Conidi imposta ancora l'azione certamente le assenze di oggi considerando però che tutti i giocatori della rosa di mister Pisano sono di valore le assenze di oggi si sentono per quanto riguarda i meccanismi soprattutto di impostazione delle azioni del Montepaone. Ancora Montirosso che alza la sfera verso Stagnanò che la protegge e viene anticipato però da... Eh da Romeo che di testa è un bel corpo a corpo con ancora un rilancio da parte di Condito in profondità con Romeo che però vede Stagliano rubargli lo spazio e poi cercare il tiro da biliardo per eh, sfruttare un'uscita un di Russo che però non gli, non gli riesce e la palla finisce in out restituito il pallone all'estremo difensore del eh, Stilese Stilese Alfonso Tassone ricordiamo questo è il nome completo proprio per onorare anche eh, l'intero nome ripeto della squadra di stilo con Russo che calcia di sinistro, cercando di superare la metà campo, però mettendo la palla molto defilata. Colpo di tacco elegante da parte di Rocco Papaleo, che conquista così una rimessa laterale, rendendo positiva una situazione che sembrava non esserlo per la sua squadra. E ancora il numero 8, Iorfida, che imposta sempre di sinistro, favorendo lo scatto di mano esterno basso di sinistra. Papaleo Giuseppe si gira, gran tiro di sempre, tutto di sinistro. Io sono appassionato. Per quanto riguarda i Mancini e la palla finisce però lontano da, dalla porta difesa da quel Gianmarco Lombardo, classe 92, un portiere, una sicurezza e con le mani e con i piedi. Si prepara appunto a rilanciare, chiama in avanti i suoi, fa un segnale a Marco Voci e scarica per Condito. Condito ha da spazio di fronte a sé, eh, avanza e poi si appoggia ancora su Lombardo che si prepara a lanciare in profondità nella zona di Fiorentino dove però intervengono i giocatori della Stilese. Tirotta che controlla, si appoggia su Suraci. Ancora scambio per eh, Tirotta che non sa, eh, ha necessità di girarsi e poi lo fa su, appoggiandosi su certo. Ma eh, intervento deciso su Iorfida da parte di Fabio, giusta la segnalazione del signor Voci e quindi si riprende con una punizione all'interno del cerchio di centrocampo. Della, eh, della Stilese, il pallone ancora finisce tra i piedi sapienti di eh, Tirotta che scambia, riceve a di Fronte a sé eh, Doria, però si allarga su Iorfida che controlla, alza la testa e la mette, la mette eh, al centro, però c'è ancora un rimbalzo con Tirotta che tocca per Pirritano. Pirritano mostra una sicurezza che è sicuramente superiore a quella alla sua età e questo gli fa sicuramente onore. Ma il pallone in profondità è facile preda di quel lombardo che ora aspetta che i suoi si schierino, ma certamente l'atteggiamento aggressivo, soprattutto in pressing da parte di Giuseppe Papaleo, mette ancora più in difficoltà il Montepaone in fase di impostazione dell'azione. Lombardo crea spazio passando a Gianmarco Lombardo che si appoggia poi su conidi lancio lungo a favorire Dori anticipato da Manno. C'è solo Stajano che lotta come un leone con certo ma e Romeo. Il rilancio viene intercettato e Fabio stoppa il pallone, alza la testa e cerca di servire in Marco Voci troppo profondo il suggerimento con Russo che lancia subito in direzione Giuseppe Papaleo. Con esperienza Conidi evita che arrivi all'impatto. Con la testa il numero 11 della Stilese e il pallone ancora preda di quel Gianmarco Lombardi, che Lombardo che scarica su Conidi che dialoga ora con Condito. Ed è questa la coppia di centrali che sta appunto gestendo la situazione difensiva del Montepone. Apertura verso Montirosso che controlla di sinistro, alza un campanile. Che sarà probabilmente preda facile di eh, Pirritano, con Stajano che va a lottare e conquista un utilissimo fallo da parte di Romeo, in una zona eh, del campo, sicuramente in attacco per il Monte Paolo, defilata sulla sinistra, ma che potrebbe dare vita a un interessante cross. Che, eh, che si avvia ad effettuare, probabilmente, eh, Fabio che recupera il pallone, vediamo dove posizionerà il pallone stesso. C'è il signor Voci che eh, di imperio stabilisce posizione e distanza e Rusto che dispone una barriera a due con eh, schierati appunto eh, Surace e il numero 10 eh, Tirotta. Fabio conta i passi, sono eh, in sei i giocatori che si preparano. Uh, al colpo di testa potenziale per quanto riguarda il Monte Paone. attenzione soprattutto a Stagliano, bomber dell'area di rigore. Lancio lungo in profondità, non ci arriva Manno, mette dentro Doria, non era uscita la palla, anzi, sì, secondo il signor Mazza, e quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo in favore della Stilese. Quando siamo giunti al ventitreesimo minuto di gioco, risultato ancora reti bianche, da notare sicuramente una prevalenza offensiva da parte della, uh, della Stilese, e certo ma Okay. decide dove battere appunto questa uh, punizione e poi trattandosi di un calcio di rinvio la cede al numero 1 russo russo presumibilmente di sinistro uh, calcerà questo pallone con tutti i giocatori in un fazzoletto praticamente sono tutti al, all'altezza del centrocampo campanile dove interviene condito ma ancora uh, papaleo giuseppe che apre per martinez elegante lo stoppa anche se perde qualche metro bella l'apertura per uh, il numero 7 uh, rocco papaleo paleo l'intervento di Ienco impedisce al giocatore lastilese di fare propria la palla e assegna alla squadra ospite un calcio d'angolo sicuramente importante con tutti i lunghi che scendono e tutto il monte Paone all'interno della propria area di rigore vediamo se si tratterà di una serie di marcature a uomo o a zona presumibilmente mister Pisano in queste occasioni schiera la sua squadra a zona e vediamo il destro di Iorfida eh, che si prepara a calciare ad uscire cercando la testa di uno dei suoi compagni parabola molto arquata, eh, si impenna, recupera ancora il numero 5 Certoma rovesciata, ri, eh, riconosciamo il colpo di testa in elevazione di eh, Conidi, mano ancora per eh, Martinez la palla arriva, anzi no, colpo di testa è sulla spizzata di eh, Certoma e il numero 7 Rocco Papaleo che non riesce nel tappino. a brevissima distanza dalla porta di Lombardo mette in out, ma sicuramente questa da annotare al 24esimo come ulteriore azione pericolosa. Per quanto riguarda... La Stilese che sta appunto evidenziando una uh, supremazia, soprattutto nelle azioni pericolose che vengono create dei, di fronte alla, alla porta di uh, Gianmarco Lombardo. È proprio quest'ultimo che riceve la palla con un infaticabile Papaleo che va a disturbarlo. Stop di petto di Montirosso, disturbato a sua volta da uh, Papaleo, cade per terra. L'arbitro lascia correre il pallone. Ancora è preda di uh, Riucci, che vede però uscire Condito che si appoggia con calma su Montirosso. Entrata decisa, alzando un po' la gamba da parte di Papaleo, che ha qualcosa da dire con Montirosso, ma sembra che si siano chiariti. A meno che l'abbraccio che è avvenuto non sia un abbraccio più di rabbia che di amicizia. E a questo punto approfitterei ancora con Maurizio Vatrano. Maurizio, c'è una situazione di leggera difficoltà? Eh sì, eh, eh, vediamo come reagiamo perché. Beh... Da una parte è positivo pensare che è la prima volta che ci troviamo in questa difficoltà perché veniamo da due anni, possiamo dire, dove comunque il gioco lo conducevamo noi. Oggi invece le cose si cominciano a invertirsi e questa è già la prima partita, un test importante grazie a Maurizio ancora tenta il cross Ienco la palla viene svirgolata Marco Voci si appoggia verso eh, Stagliano non si intendono i due e riparte ancora la stilesse con Conidi che ferma tutti Fabio recupera il pallone lo alza in direzione Ienco colpo di testa di Pirritano e la palla finisce in out per una rimessa a di un Paone che forse stimolato anche dalla voce di Maurizio Vatrano ha spostato il baricentro in avanti cercando appunto di eh, respingere gli attacchi acchi Stilese e quindi dire la propria anche nella eh, zona di campo difensiva della squadra ospite. Lo scambio è con Marco Voci che prestato restituisce a Montirosso, viene subito ribattuta la palla con Giuseppe eh, Papaleo che un po' la rubes prende il pallone, lo protegge e fa risalire tutta la propria squadra. Parte in velocità di rotta, anzi no, si tratta eh, vediamo un attimo, il tiro insidiosissimo del numero 9 Martinez, molto bravo che strappa gli applausi a tutto il Frabotto Mannis per però si avventa sulla sfera Lombardo che poi mette la palla in out perché ha visto che Martinez aveva un attimo di difficoltà. Numero 9 centravanti che però giostra soprattutto sulla fascia sinistra e che probabilmente fa della velocità una delle caratteristiche principali del proprio bagaglio tecnico. La rimessa laterale era proprio per favorire la ripresa completa del giocatore che è anche l'autore dell'unico gol come dicevamo anche prima segnato sino ad oggi dal uh, Stilese in campionato, ma ricordiamo che siamo sempre Soltanto alla terza giornata, anche se potremmo dire che la terza giornata equivale a un decimo del campionato, e Lombardo che si prepara a calciare. Probabilmente si appoggerà su Fabio che gioca un po' al centro della posizione di Mellace. Allarga per Fiorentino. La palla si impenna, è molto bello lo stop di Pirritano che poi scambia con Rocco Papaleo e ancora Iorfida che si allarga in direzione di Manno. Controlla la palla il numero 4 della Stilese e tocca ancora per quel Martinez che. Sta facendo veramente il bello e il cattivo tempo sulla fascia sinistra. Si ferma, arretra e scarica il pallone per mano che ha delle difficoltà nel controllo. Perde qualche metro, però poi ci pensa. Yorfida, entrata all'inglese. Ormai abbiamo capito che arbitra così il signor Violi da parte di, eh, del numero 21. Uh, Fabio, l'apertura però non uh, ecco, vediamo un ottimo intervento di Certo Ma che porta fuori zona uh, l'avversario con Fiorentino che recupera ancora la palla, è vicino a lui, preferisce Conidi, la palla si impenna, lascia scorrere la sfera Pirritano, arriva Doria, ma Pirritano riesce a scavalcarlo toccando poi per il numero 7 Papaleo. Papaleo ha di fronte a Sedoria, si appoggia su uh, Romeo e il lancio il lancio in profondità favorisce ancora Papa Leo Giuseppe. Questa volta c'è un calcio da parte del numero 13 Condito, uno di quei calci dolorosi ma non cattivi che però determina il fischio del signor Voci che poi va anche a voce a rimproverare il numero 13 del Montepaone e Subito riparte però la stilese, è ancora infaticabile Papaleo, ha di fronte a sé Conidi che però non lo fa passare sicuro un po' alla Chiellini anche se fuori zona, eh, Conidi che poi appoggia per Ienco che si gira, cerca di partire in velocità, scambia con Stajano, ancora Fabio, Fabio eh, tende un attimo forse di troppo, Montirosso preferisce ragionare e affidarsi ai piedi del libero aggiunto che risponde al nome di Gianmarco Lombardo. Conidi per Lombardo che poi supera addirittura la, la linea dell'area di rigore. Si appoggia ancora a Conidi. Dialogano i due, coinvolgendo in questo ragionamento calcistico anche Condito che avanza, guadagna metri arretrato la Stilesi. Il lancio però in profondità risulta impreciso e favorisce l'intervento di, uh, di Russo. Vediamo che Giuseppe Ranieri è concentratissimo perché poi le occasioni da annotare, le sensazioni da trascrivere poi nel giornale, sulla Gazzetta del Sud di domani sono tantissime, però il nostro lavoro è quello di disturbarlo. Giuseppe, una partita difficile per il Monte ma Ah sì, lo abbiamo detto prima, la Stilese si sta dimostrando una corazzata, riesce a chiudere bene al centro e a proiettarsi in, in profondità dove chiama gli straordinari la difesa Giallo Verde. E, mh, un'occasione, anzi due occasioni in cui avrebbe potuto trovare la rete e si sta dimostrando comunque una squadra spigolosa dove per superarla il Montepaone deve dare comunque il meglio di sé grazie Giuseppe intanto vediamo che si sta riscaldando a bordo campo il numero 23 Camarà con Lombardo che ancora cerca il lancio in profondità con Pallone che viene preso da Fiorentino che lo controlla evita anche Riucci si appoggia per Fabio scambio con Stagliano che apre lo spazio per l'inserimento di Montirosso Montirosso controlla sulla fascia sinistra cerca il cross preciso Marco Voci cerca la Veronica anzi il colpo lo Scorpione ma non riesce né nell'uno né nell'altro e neanche a favorire Stajano che era lì probabilmente molto libero e riparte subito Russo sfruttando un pallone che era lì vicino alla porta. Con Doria che in un interessantissimo scontro con Pirritano gli ruba palla. Però quest'ultima finisce fuori dal campo e quindi si riprenderà con un altro calcio di rinvio per in favore della Stiles. Quando siamo giunti al trentesimo minuto di gioco, il risultato è ancora di 0 a 0 tra le due formazioni che si stanno eh, affrontando a viso aperto senza alcun timore reverenziale e sicuramente con una stilese che si sta facendo valere e un Montepaone che sta cercando ancora il bandolo della Matassa. Notiamo sempre Mister Ranieri circondato dai giocatori argentini. Vorremmo chiedergli però, Mister Ranieri, ecco se viene qui da noi. Ma oggi notiamo: attenzione, la tribuna stampa è pericolosa perché a volte ci si sbatte. Mister Ranieri, oggi notiamo in formazione la Bonia e Argentino. Sì, è in panchina oggi. Ha sì. giocato con il San Luca l'anno scorso. Sta entrando in forma piano piano. Credo che a breve sarà disponibile anche in campo. E tutti questi ragazzi che vediamo in tribuna fremono per giocare? Verranno tesserati sicuramente a presto. Grazie mister, intanto c'è stato un tiro di Stagliano che ha cercato la soluzione isolata che non ha sorpreso assolutamente Russo mentre Romeo controlla la palla, la fa impennare e quest'ultima finisce in rimessa laterale che sarà compito eh, per quanto riguarda la battuta del numero 3 eh, Ienco che scambia con Fabio che difende il pallone dall'attacco di Tirotta e ancora Montirosso che si appoggia su eh, Lombardo e Papaleo infaticabile che va a disturbarlo Stop di Fabio, apertura per Conidi e il Montepone incomincia a masticare calcio come il suo solito, allargando il gioco e gestendolo appunto dall'una all'altra fascia con cambi interessanti. Non colpisce bene il pallone Condito e tocca a Conidi fare gli straordinari. E sull'intervento di Giuseppe Papaleo eh, sparacchiare lontano dove appunto Martinez ruba palla, punta l'avversario, semina un po' il panico e la difesa del Montepone, ma riparte con buona eh, attenzione. Condito che scatta cambia ancora con Doria, Fiorentino Condito evita il ritorno di Iorfida che però ci mette il piede e commette anche fallo con eh, il Montepaone che potrà quindi guadagnare metri mentre si stanno parlando i giocatori e la difesa del Montepaone sicuramente stanno andando a trovare quegli equilibri, quelle armonie che normalmente sono presenti nell'azione eh, difensiva che però poi imposta quell'offensiva del Montepaone e che oggi si scorgono leggermente di meno il tocco è per eh, Montirosso che riceve palla, cerca di destro di lanciare in profondità stagliano con russo che chiama la sfera e la fa sua con i guantoni verdi che si abbinano non perfettamente al completo rosso e ai calzettoni neri ma tant'è l'importante che il portiere pari tocco attenzione papaleo riceve la palla esce con decisione Lombardo, interessantissima la battuta veloce eh, che era stata effettuata da Surace, che aveva visto libero il proprio compagno e l'aveva imbeccato battendo subito una punizione rispetto alla quale nessuno aveva chiesto la distanza. E ancora eh, Surace eh, che recupera il pallone, si prepara appunto eh, a batterlo, a battere appunto questa punizione: anzi, non si tratta di Surace, si tratta di Iorfida. E vediamo che osserva il piazzamento dei compagni, eh, finge di partire, poi attende ancora qualche secondo e poi sventaglia al centro dell'area di rigore. C'è Gianmarco Lombardo che imperiosamente fa suo il pallone, gridando: Mia. Quando siamo giunti al 34 minuto di gioco, con la il Monte e la Stilesi ancora sul risultato di 0 0. Colpo di testa di Romeo che mette la palla in out, impedendo a Marco Voci di fare proprio appunto la sfera. Il tocco di Ienco è per il numero. 21 fabio che scambia con montirosso che richiama appunto eh... Lombardo che però permette così al stilese di allargare le maglie di questo 4-4-1-1 che mh, ci sembra essere in questo momento sul campo e che è veramente abbastanza impenetrabile. Fiorentino, cross profondo, Palo, Stagliano di testa a colpo sicuro, becca il palo al 34 minuto di gioco su un cross preciso di Fiorentino, sulla palla c'era scritto mettimi dentro e Stagliano di, eh, con la fronte a colpo ma ha beccato la base del palo alla destra di Russo che era stato scavalcato dal cross di eh, Fiorentino occasionissima del Montepaone che da sola pareggia le varie occasioni che ha avuto la stilese però in questo caso Stagliano è stato freddo ma leggermente impreciso quei due o tre centimetri che a volte nel calcio dicono e valgono moltissimo Mimmo tu come avresti colpito di testa o in rovesciata? No, non ha sbagliato Staglianodit, ha fatto bene di testa anche perché si trova poi oltretutto ad un passo dalla, dalla porta, guarda caso si è messo di mezzo proprio il palo. Chiaramente era una battuta perché mi immaginavo Mimmo Cosentino che in elegante rovesciata partendo da una rabona metteva dentro con la freddezza che gli era consueta nell'età giovanile. Ecco che Manno controlla il pallone, la Stilese quindi stava per essere colpita e quindi cercherà di reimpostare la propria azione, ma Manno non controlla la sfera e finisce in rimessa laterale con. Vittorio Leotta che però invita i suoi a stare ben avanti perché la situazione è difensiva per il Montepaone e quindi cercare di chiudere tutte le linee di passaggio che possano favorire la squadra invece di Mister Pisano. Sarà lunga la battuta di Fiorentino chiaramente con le mani, eh, chiama i suoi a disporsi ma c'è un valido muro di maglie azzurre che recupera il pallone e si tratta di Martinez, Papaleo, Fiorentino di testa, controllo ancora eh, che favorisce Marco Voci che recupera il pallone, è partito Ienco riceve il pallone, parte Marco Voci che chiede palla, Marco Voci riceve, ha di fronte a sé tre avversari si chiude la gabbia di Romeo e Certomà sul bomber del Montepaone e poi ci pensa Russo a sventagliare nella zona di Papaleo, colpo di testa di Conidi Fabio stoppa di petto, allarga nei confronti di Doria che evita il ritorno di Manno, parte velocissimo Doria, cross in mezzo, ribatte con sicurezza Certomà e la palla finisce in rimessa Laterale. Quindi il Monte Paone, eh, rincuorato dall'azione eh, di, po di pochi minuti fa, eh, marcata da Stajano, che mh, è co coincisa col palo eh, preso dall'attaccante, appunto, della squadra di casa, sta cercando di rispondere colpo su colpo alla Stilese. Ancora uno scambio con Fiorentino che riceve da Riucci. Riucci a sua volta controlla palla bella. Marco Voci, Stajano, non si intendono i due. Marco Voci l'aveva sfiorata. Stajano ha impattato, ma non con la decisione. La decisione e quindi Russo ha potuto riconquistare la palla è una partita che sta crescendo perché sta crescendo il monte paone ed ecco che con Conidi riparte in velocità controlla la sfera si appoggia ora su Fabio che alza la testa sventaglia la mellace nei confronti di Jenko che stoppa la palla di fronte a se un avversario lo punta e in questo caso si tratta di Rocco Papaleo che poi con pirritano e Iorfida eh, riesce a imbastire un'azione offensiva che finisce poi sui piedi di eh, Papaleo eh, Deciso Condito che eh, anche si spintona con Papaleo, intanto cerca di ripartire in velocità con Idi, ma il signor Violi dice che essendo finito per terra eh, Condito bisogna riprendere con una punizione. Che eh, vediamo che Condito sta dialogando col uh, signor Scopelliti probabilmente staranno organizzando anche un incontro per stasera, la pizza la facciamo a Reggio o a Montepaone, lo decideranno forse nell'intervallo il tocco è per uh, Gianmarco Lombardo ora per uh, Condito che riceve palla è pressato da Tirotta molto importante questo pressing in avanti degli attaccanti del stile S che non dà respiro al Montepaone, il colpo di testa di Fiorentino favorisce uh, Surace che viene anticipato da Riucci ma in maniera ritenuta irregolare con punizione affidata al numero 8 Iorfida che batte subito per Manno. Manno eh, tocca per Martinez, defilato sulla sinistra. Il passaggio questa volta è Preda di Conidi che apre verso Marco Voci, stop di petto. Marco Voci passaggio no look per Ienco. Questa volta eh, richiede troppo alla velocità dell'esterno eh, del Montepaone che non riesce a raggiungere la palla. E Iorfida che scambia con Papaleo. Papa Giostre a centrocampio, tocca per eh, Surace. Poi certo, ma sale tutta la Stilese in avanti col suo numero 5, centrale difensivo. Martinez si intende con Tirotta. Apertura per Manno che però. Viene contratto dal rientro e la difesa del Montepone ma recupera ancora Papaleo. All'indietro verso Martinez, entrata decisa, non c'è fallo. Martinez recupera la palla, si accentra, tenta il tiro, fa muro la difesa del Montepone e Marco Voce riparte ma protegge il pallone. Vede Ienco, glielo consegna. Ienco verso Stajanò si disinteressa Stajanò del pallone e poi però quando parte giustamente l'assistente si tratta del signor Mazza alza la bandierina fuori gioco come lo conferma il monitor di servizio fuori gioco nettissimo Giorgio nettissimo Giuseppe come la vedi sarà dura però è entusiasmante per il pubblico qui del Frabotto Manni Sicuramente sul piano agonistico è, una, un match, è un match intenso, si combatte molto al centro, peccato la stilese pecca un pochino troppo in zona di finalizzazione altrimenti avrebbe anche avuto la possibilità di sbloccare il risultato. L'occasionissima è stata quella del Montepone con il palo di Stajanò ma è davvero una bella gara. Grazie Giuseppe. Intanto ancora Papaleo che recupera l'ennesimo pallone. La palla finisce in out e il signor Scopellitti non aveva visto, atteso che segnalasse il eh, 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 signor Violi che si tratta di una palla per il Monte Paone. Ienco, scambio impreciso con eh, eh, Fabio e poi Orfida che apre, dove però c'è Conidi che chiude e recupera ancora Surace che si allarga su Manno. Manno che controlla e cerca ora di accentrarsi, favorendo poi eh, Martinez, Martinez scambio interrotto ancora da Conidi che sta diventando un baluardo per quanto riguarda la difesa del Montepone Marco Voci fa rimbalzare la palla però è lui l'ultimo a toccarla e Montirosso non riesce a mantenerla in campo, quindi rimessa laterale con Pirritano e Papaleo che si avvicinano ma Iorfida che riceve la palla, la controlla e sul vertice destro dell'area l'area di rigore scarica per Surace, non chiude questo cross, buona l'intenzione di eh, Surace, ma, eh, di Uh, Piritano, ma certamente imprecisa. Imprecisa l'esecuzione e sarà Lombardo a effettuare appunto questo calcio di rinvio, favorendo ancora Coniti. Quando stiamo per entrare nel 42esimo minuto di gioco del primo tempo, ancora reti bianche tra Montepaone e Stilese. Il lancio impreciso vede favorire Leotta che blocca la palla, la affida alle mani sicure di Pirritano che tocca per Iorfida Iorfida per Papaleo. Scambio ancora tra i due e Yorfida ora apre il gioco andando a centro. Campo e toccando per Certo Ma tutta la stilese in avanti, certo Ma in profondità verso Martinez che controlla la sfera. Defilato sulla sinistra. Di destro mette in mezzo un pallone interessante con. Montirosso che per non correre rischi tocca di testa, mettendo in rimessa laterale, sale tutta la Stilese ed è un momento appunto eh, particolare perché siamo sul finire del primo tempo. Con Pirritano che si appoggia, riceve palla, scambia ancora con Papaleo che invita l'avversario Montirosso ad affrontarlo, cerca di andarsene, lo supera. Salta anche Ienco, si accentra Papaleo, apre però di sinistro in maniera imprecisa. Molto bella l'azione di Papaleo, e ci riferiamo a Rocco. Con L'Astilese che però continua a tambureggiare. Palla lunga al centro, certo, ma è avanzato. Ma Lombardo vediamo che sta per rinviare. Saggio, anche se ai limiti del regolamento. L'intervento di Papaleo, che nel momento in cui Lombardo stava per rinviare concerto ma chiaramente fuori posizione, l'ha leggermente disturbato. Non è successo nulla per Violi e quindi si continua. Mentre ora c'è un fallo eh, su Doria e quindi ci sarà punizione, fallo causato da un intervento scomposto di eh, Manno. 43 minuto di gioco, risultato di 0-0, partita bella con una stilese che sta mettendo in difficoltà il Monte Paone, che comunque risponde. Rimane eh, sempre padrone della situazione, e con Stagliano per poco non stava mettendo in rete un gol che, fatto nel primo tempo, sarebbe stato sicuramente di notevole importanza. Riparte ancora Riucci che batterà. Vediamo che, però, è, è caduto per terra un giocatore eh, della Stilese. Probabilmente si tratta di eh, Certo Ma ora ce ne, eh, ce ne accerteremo nel momento in cui riusciremo a vedere il numero con i massaggiatori che si avvicinano appunto al giocatore se non altro per ristorarlo eh, crampi probabilmente eh, oppure una botta eh, pressa però sicuramente si tratta di un giocatore anche per stazza fisica importante per eh, l'assetto difensivo della, eh, della stilese e quindi noi approfittiamo, vediamo mister Ranieri, qual è il giocatore più d'attacco tra quelli che lei ha qui in tribuna, se ce lo manda così gli chiediamo in attaccante, vediamo un attimo nessuno di questi vuole venire è una gara, chi viene in tribuna stampa a parlare con S1 TV sono tutti timidi, mister Ranieri ecco eh, niente da fare, neanche Ignazio e quindi stanno, stanno discutendo su questo fatto e noi intanto ricominciamo la telecronaca. Fortunatamente certo ma eh, è rimasto, è ritornato in piedi e quindi però è costretto a uscire come da regolamento. Riparte ancora il Monte Fiorentino scambia con eh, Riucci l'apertura per eh, Condito. Condito riceve il pallone, alza la testa e cerca il lancio in profondità verso Marcavosci che si appoggia per Saglia! Ed è il gol del Pirata, il gol di destro di Andrea Stajanò che la mette dentro quando nessuno si aspettava. Sponda di voce sul lancio di Riucci e al 45 minuto imprendibile il tiro per Russo e il Montepaone segna quando manca una manciata di secondi alla fine del primo tempo, un gol di fondamentale importanza, ottima la coordinazione di Stajanò che di collo pieno destro la. Messa nel, nell'incrocio, e quindi Monte in vantaggio, Stilese colpita dopo aver disputato un ottimo primo tempo e stajano però è di quei bomber che non hanno pietà e alla seconda occasione capitata gli ha messo dentro, quindi 45 minuto, minuto, Montepaone 1, Stilese 0, non c'è tempo per recuperare, anzi era passato un minuto secondo il nostro cronometro e il Montepaone chiude in vantaggio questo primo tempo. Il signor Vincenzo Violi di Taurianova manda tutti in spogliatoi, non sarà certamente un teccato. Sarà una limonata non ghiacciata, ma sicuramente fresca. A rifoscillare i 22 giocatori, per un secondo tempo che si preannuncia veramente caldo e importante. A dopo. Sentite spettatori di S1TV, bentornati al Frabbotto Mannis per la trasmissione del secondo tempo della terza giornata di andata del campionato calabrese di promozione Girone B tra Real Montepaone e Stilese Alfonso Tassone. Le squadre sono già rientrate in campo, l'arbitro in questo momento perché sembrerebbe dalle notizie acquisite qui in sala stampa che abbia accusato un lieve malore, comunque niente di grave e quindi si riprenderà la partita, anche perché lo vediamo il signor Vincenzo Violi di eh, Taurianova particolarmente pimpante nel rientrare in campo e quindi ci auguriamo che non sia stato niente di grave. Si ricomincia con le stesse formazioni che tra breve vi andremo a dire sul risultato di 1-0 maturato grazie a un euro gol di Andrea Stagliano che l'ha messa nel 7 di destro con una volée eh, alla fine del primo tempo al 45 quando si stava per entrare nel minuto di recupero concesso appunto al, dal signor eh, Violi di Taurianova che in questo momento appunto ha dato il via al secondo tempo che ricomincia con le stesse formazioni che quindi vedono il, la stilezza schierare russo Piritano Surace, Manno Certo ma, Romeo, Papaleo Rocco, Iorfida, Martinez, Tirotta e Giuseppe Papaleo. Il Montepaone di Mister Pisano risponde con Lombardo Fiorentino Ienco, eh, Condito Conidi Monti Rosso, Doria Marcovoci, Riucci, Stagliano e Fabio. Intanto se ne è andato in bello stile Rocco Papaleo, ma la palla era uscita secondo quanto detto appunto da... Eh, eh, dal guardaline l'assistente signor Mazza appunto eh, l'assistente del, eh, del signor eh, Violi e quindi ecco che intanto non abbiamo ancora superato il primo minuto di gioco si riprenderà questa partita che ha visto obiettivamente un'ottima stilese mettere anche in alcuni momenti alle corde il Montepaone ma la squadra di casa reagire con veemenza in almeno un paio di occasioni eh, entrambe marcate Stagliano che in un'occasione ha preso il palo nella successiva è andato a rete grazie dopo un assist fornitegli da Marco Voci di testa sul lancio che proveniva dal centrocampo quindi si riprende il gioco ed è proprio Marco Voci che cerca di andarsene in velocità mettendo in mezzo dove però fa buona guardia Manno, eh, controlla il pallone, lo tocca per certo Ma e riprende appunto la trama offensiva Iorfida imbeccando Giuseppe Papaleo, a nostro avviso sicuramente uno degli attaccanti più importanti di questa stilese. Rocco Papaleo che controlla, eh, intervento deciso del numero 6 Montirosso che butta giù Iorfida e ora c'è una punizione pericolosa. All'altezza dei eh, 17-18 metri, con la defilata leggermente sulla destra, con la possibilità di impensierire laddove ci fosse una battuta alla pianic. La porta di eh, Lombardo, quindi giusta la segnalazione del signor Voci che arbitra, come avevamo detto in apertura, eh, con l'aiuto di Scopelliti e Mazza. Scopelliti, primo assistente, Mazza, secondo, entrambi di Reggio Calabria. Quindi eh, punizione. Vediamo chi sarà eh, l'incaricato della battuta per quanto riguarda eh, la stilese, vediamo sulla palla sia Tirotta che Iorfida che Papaleo e certamente i eh, 9 metri e 15 sembrano rispettati eh, dal nostro monitor di servizio si tratta di 9 metri e 16 per l'esattezza e quindi si preparano alla battuta anche se non sono convinti eh, i giocatori della stilesse e quindi il signor Violi va a ricalcolare a larghe falcate appunto a stessa distanza e a fare arretrare ulteriormente di qualcosina la barriera eh, composta da cinque persone è richiesta appunto da eh, Lombardo. Probabilmente potrebbe essere il destro di eh, Papaleo o il sinistro. Ecco, parte Papaleo, gran tiro e la palla anche in questo caso dà l'impressione ottica del gol, ma finisce all'esterno, come era accaduto nel primo tempo. E la palla finisce appunto in out. Ma la battuta era stata precisa e Lombardo aveva probabilmente battezzato fuori questo lancio. Terzo minuto di gioco, Montepauno in vantaggio per 1-0. Nessuna sostituzione, gran caldo, però anche grande giornata estiva qui al Frabbotto Mannis con eh, il sold out consueto nel primo anello e il secondo anello eh, con grande presenza anche di tifosi della Stilese. Colpo di testa a favorire Stagliano che cerca di aprire in direzione di un compagno, ma recupera con sicurezza certo ma ancora stagliano controlla la palla, apertura, Riucci, stop di destra, Riucci e Riucci mette la palla dentro, al terzo minuto di gioco il ragazzo del 2000, il Millennials che oggi aveva il compito di non far rimpiangere anche quel Salvatore Procopio, Riucci Festeggiatissimo dai compagni al terzo minuto di gioco, con freddezza di, di destro ha messo dentro. Ha messo dentro la palla, ricevuto in un momento in cui la difesa della, della Stilese aveva lasciato da solo questo giocatore. La palla è, sc è stata scaricata su Riucci, controllo di sinistro, tiro di destro probabilmente alla Ronaldo. Alla Ronaldo è imparabile per Russo, è andato, è andato a prendere, prendere l'angolino e quindi il Montepaone al quarto minuto vede Riucci suggellare un del secondo tempo chiaramente un importante gol per, per la squadra di casa che quindi ha agito in partenza con freddezza e grazie a Riucci è un millennials che segna in promozione. Maurizio Vatrano nel 2000 era nato e nel 2018 ha segnato. Eh sì, eh, diciamo che questa cosa si potrebbe ripetere più spesso visto che comunque giochiamo... Eh, o meglio, ha lanciato diversi giocatori del 2000 Pisano, anche se alcuni ultimamente hanno fatto un po', un po' come dire, sono ostentati. E infatti, abbiamo dovuto addirittura ricorrere a dei ragazzi, ce n'è uno per esempio in, in del 2003 addirittura. Sì, Paolo Procopio, l'avevamo notato anche qui in eh, tribuna stampa. e Intanto informiamoci da Mimmo Cosentino: il catering di oggi è a posto, Mimmo? Giusto un cenno perché so, vedo che stai scrivendo, non può, sta, sta rispondendo ai vari messaggi perché le testate in collegamento sono veramente parecchie. E intanto la palla finisce a Gianmarco Lombardo che la controlla la porta nella propria area di rigore. Il regno di Gianmarco Lombardo lo va a disturbare, Papaleo se ne impossessa con le mani l'estremo difensore del. Paone. abbiamo visto un parterre d'eccezione qui al Secondo Anello abbiamo visto anche Mister Orfida un altro dei tanti allenatori e di coloro che hanno realizzato il Miracolo Nuova di Francia a Santa Caterina con una squadra che ogni anno dà spettacolo per correttezza e capacità eh, sportive e quindi ci, ci sono, sono in molti qui sul, sulla tribuna del Frabotto Mannis che ne capiscono di calcio ecco che la palla intanto rimbalza sui piedi di Yorfida che protegge il pallone, allarga molto bene in direzione Pirritano che evita un avversario, tocca per Martinez ma di là non si passa. Interviene certo ma disturbato da Marco Voci. Recupera ancora Surace che certamente sta disputando un'ottima partita e riparte ancora Fabio che controlla il pallone e si appoggia ancora al, a un compagno intervento di Violi che fa rimbalzare la palla recupera Stagliano, la colpisce di testa ma era partito in fuorigioco, c'era il fuorigioco Giuseppe? Sì, nettissimo, nettissimo il fuorigioco Giuseppe tu a 18 anni quanti gol avevi segnato in promozione? No, non ho mai giocato in promozione io. Comunque bravo a Riucci che mi sembra, non vorrei sbagliarmi, sia stato anche l'autore dell'assist sull'azione del primo gol, il lancio da centrocampo No, era, era, di, di, di era di Doria l'assist del primo gol. Allora studieremo qui in tribù perché forse era condito, rivedremo le immagini. Comunque sicuramente una prestazione importante, una prestazione importante di, uh, di Riucci. Sentiamo Bimbo Cosentino, la Cassazione. La Cassazione, che ha pensato che <ride> sia stato condannato. Non ancora, e comunque ricorrerei ulteriormente alla Corte Europea. Com'è stata l'azione del gol di Stagliano? Ah, C'è stato Condito che, dal tre quarti, ha lanciato in avanti per Marco Voci, che di testa all'indietro ha servito Stagliano, che a volo ha fatto un, gran, un bel gol da fuori aria. E così è perché l'ha detto Mimmo Cosentino e intanto siamo entrati nell'ottavo minuto non dimentichiamo che la stilese anche se è sotto di due reti sicuramente sta disputando un'ottima partita e quindi non ci starà assolutamente a essere penalizzata anche perché si tratta di una squadra che sul campo sta dimostrando molto molto di più del punto attualmente posseduto in classifica ancora un'apertura per Tirotta che controlla col solito stile protegge la palla dal ritorno di un riucci che è veramente galvanizzato dal gol. Doria fa impennare la sfera, Manno la controlla, gliela ruba Andrea Stajanò che è veramente di categoria eh, superiore, non riesce a passare per il fallo eh, di Manno e nel periodo non collegato mentre tutti gustavamo qui in sala stampa il catering offerto dalla società Montepaone, Maurizio Vatrano ci diceva proprio questo, che la promozione è fatta di giocatori di talento che riescono a risolvere eh, ogni situazione anche quando sembra che... Eh, siano defilati rispetto al gioco. Intanto si stavano dicendo qualcosa di non eh, positivissimo eh, Rocco Papaleo e Conidi è, interven è intervenuto l'arbitro. Si riprende il gioco con Manno che colpisce in testa. Papaleo controlla elegantemente, eh, accarezza la palla appoggiandola per Tirotta. Parte in velocità Martinez, Tirotta evita il ritorno di Conidi che però lo francobolla con decisione. L'apertura vede la decisa entrata di Fiorentino e quindi ancora però la Stilese che fa pressione Doria ruba palla ma non si passa da questo lato e quindi ancora Manno che cerca di ragionare appoggiandosi su Papaleo, Giuseppe che evita Fiorentino, tocca per Rocco Papaleo che punta l'avversario, si accentra ne evita un paio e questa volta c'è stato il fallo di Riucci, giusta la segnalazione di eh, Violi e quindi si riprenderà con una punizione con tutta la stilesse che si lancia in attacco perché a questo punto bisogna attaccare, lancia in resta perché la situazione del 2-0 favorisce il Montepal ma siamo ancora al decimo del secondo tempo 55 minuti giocati complessivamente con un grande caldo e la stilese non è squadra che molli la, la preda solo per delle difficoltà Iorfida e Tirotta pronti alla battuta vengono chiamati i vari schemi palla al centro bel colpo di testa in elevazione di Certomà che però mette la palla in out e si riprenderà appunto con un calcio di rinvio da parte di Lombardo anche se c'è ancora un pallone eh, all'altezza del palo Viene, viene allontanato dagli addetti. Ecco che Lombardo si prepara al, a lanciare. Parte in profondità, supera la metà campo. Si impenna il pallone, colpo di testa di Romeo e recupera ancora Martinez. Lancio per Papaleo, parte in velocità, evita Condito, entra in aria Papaleo, sportellate. E poi Condito con un ottimo ritorno riesce a bloccare la folata offensiva dell'avversario. E riparte ancora il Montepone con Montirosso che eh, si appoggia su. Eh, eh, vediamo, si tratta di Fabio che apre per Fiorentino, Fiorentino per Riucci ecco che controlla ancora la palla però la stilesse, Manno si gioca tutto di prima in un fazzoletto e Stagliano protegge la palla tocca per Fabio, sovrapposizione di Doria, il lancio in profondità con Certo Ma che riesce a impedire a Doria di penetrare Doria però gli ruba la palla, recupera Stagliano entra in aria, mette in mezzo per Voci libera tutto Pirritano e riparte ancora Manno con un lancio in profondità per Papaleo Papaleo e Conidi, duello tra giganti recupera ancora Papaleo che protegge il pallone tocca per Tirotta, Tirotta entra nei 20 metri, si accentra, evita un avversario, ancora un dribbling, si defila, mette una interessantissima palla in mezzo per Martinez e Rocco Papaleo, ma proprio in mezzo ai due, uno troppo avanti, uno troppo dietro, niente di fatto per la stilese, bella azione Giuseppe Ranieri. È sicuramente un'azione degna di lode, Tirotta ha fatto un grande numero, però in aria non ha trovato la giusta intesa da parte del centro che... Forse mh, pensava di avere qualcuno alle spalle, ha fatto un accenno di tacco ma ha sprecato una ghiotta occasione. Comunque, anche Tirotta è un fantasista di spessore perché quando tocca la palla, appunto, sembra accarezzarla. Tocco di eh, Surace per Rocco Papaleo, sovrapposizione di Pirritano che gli porta via un avversario. Papaleo ancora per Martinez. Tirotta, spettacolo: si defila, esce. Lombardo chiude, e ancora un colpo di testa ed è il gol di Martinez che dopo la progressione di Tirotta è riuscito a rubare palla e di testa al dodicesimo minuto la mette dentro. Un 2 1 importante che riporta in pista eh, la Stilese con Martinez, che al dodicesimo del secondo tempo ha rubato un pallone che vagava in aria e che praticamente era stato determinato da un tiro di eh, tirotta nei confronti di eh, Lombardo, appunto, ribattuto. Intanto Vediamo che sta uscendo, ci sembra si tratti di Certo Ma ed è entrato Alfarano, quindi sostituzione, Certo Ma sostituito da Alfarano quando siamo al tredicesimo minuto e la partita si è riaperta col 2-1 in favore del Montepaone Sta entrando in campo anche il numero 18 Virgilio che ce l'ha dato come acciaccato ed è vediamo che è uscito. Chiediamo a Maurizio Vatrano chi è uscito, eh, Virgilio ha sostituito Maurizio. Maurizio, non ho, non ho guardato veramente, e allora ce ne, ce ne accerteremo a breve. Ma attenzione perché Martinez è partito in velocità, evita un avversario con una finta, si accentra, mette in mezzo, tirotta la palla, rimbalza, tirotta. Papaleo, e eh, eh in due minuti, in due minuti al tredicesimo, e al, al dodicesimo, e al tredicesimo la stilese pareggia una partita che sembrava già avviata in favore del Montepaone con una penetrazione di Martinez con Tirotta che ha fatto ancora il vuoto in area di rigore e Papaleo che ha ribadito dentro praticamente da solo davanti al portiere che non è incolpevole, incolpevole Lombardo al tredicesimo minuto Papaleo dicevamo eh, appunto la penetrazione di Martinez il dribbling di Tirotta e il tap-in di Papaleo che ha battuto in maniera imparabile, signori a questo punto ci prepariamo a un'ultima mezz'ora di fuoco tra due squadre che sanno darsi, eh, sanno darsi battaglia, ora però dovremo anche accertare con l'aiuto di tutti i presenti qui in tribuna stampa al posto di chi è entrato Virgilio che può essere una cosa interessante, si accede anche il pubblico dei tifosi e c'è stato appunto un fuorigioco di Papaleo con l'intervento di Conidi che ha commesso fallo ma era già, era già in fuorigioco, era già in fuorigioco il, il numero 11 autore del gol del Pareggio. Intanto andiamo a verificare la presenza dei vari giocatori in campo, eh, vediamo che c'è Riucci, c'è Fiorentino, c'è Staglianò, quindi eh, Doria e probabilmente a essere uscito il, eh, il numero 21 Fabio. Che è stato sostituito dal numero eh, 18 Virgilio. Quindi, nonostante i problemi al ginocchio, Virgilio è stato chiamato, chiamato in campo. Quindi l'uscita di eh, Stagliano è, vede intorno al tredicesimo eh, l'entrata appunto di Virgilio. Il pallone, intanto, si impenna. Ancora Virgilio recupera di testa e battaglia centrocampo. Eh, stop elegante del del numero 10 di Tirotta che apre per Alfarano Alfarano ma si chiude con Riucci la difesa del eh, Montepaone e quindi quando siamo entrati nel sedicesimo minuto di gioco 2 a 2 entusiasmante 2 a 2 tra eh, Montepaone e Stilese nessuna delle due squadre vuole mollare e il tocco all'indietro per eh, Romeo che ora è rimasto da solo al centro della difesa vista l'uscita di eh, Certo Ma controlla ancora eh, il Montepaone scambio tra Marco Voci Stagliano, Stagliano se ne va di potenza, affondato da Manno che lo tira per la maglia e si conquista un'ammunizione, però non Manno probabilmente, ma si dovrebbe trattare di Yorfida che è andato a protestare, quindi ha ammonito Yorfida per farlo di Manno su Stagliano. Forse questa è stata una fantasia di Violi Mimmo, riuscire ad ammonire. Uh, un giocatore per proteste dopo che il compagno ha fatto un fallo tattico che meritava probabilmente l'ammonizione. Tant'è e quindi Iorfida si becca il giallo e Condito si prepara appunto a battere appoggiandosi su Fiorentino che riceve palla, sale tutta la difesa della Stilese. L'apertura però vede Alfarano di testa con il controllo per Virgilio che si accentra, viene anticipato dall'uscita di Romeo, ma si combatte uh, con l'elmetto e poi il rilancio. Lancio in profondità vede scattare sia Papaleo Rocco che Papaleo Giuseppe con Lombardo poi che smista lontano il pallone nella zona di competenza di Surace che riesce a toccare per il compagno Pirritano. Pirritano a Papaleo, marcato da Conidi anzi no, si tratta di Montirosso ancora Pirritano, ancora Surace che è a centrocampo certamente ha grande personalità un po' alla Tardelli ecco ancora il tocco per Virgilio che ha difficoltà ad arpionare la palla apre poi in velocità Perienco è partita la freccia di Montepaone eccolo che evita un avversario è circondato da altri avversari e non riesce a smistare la palla con Manno che rinvia in profondità forse sono un po' saltati gli schemi ma vediamo che Rocco Papaleo conquista una palla importante ha di fronte a sé Montirosso Finta di andare in profondità, bello il tocco, eh, la ribattuta ancora e Tirotta, dopo un'ingenuità della difesa del Monte Paone, eh, Tirotta la mette dentro perché gli è stata restituita la palla da Papaleo Rocco e quindi al diciottesimo Tirotta segna e in. Sei minuti il, la Stilese ha ribaltato il passivo, è passata dallo 0-2 al 3-2, ma questa volta probabilmente la difesa del Monte Paone ha avuto qualche responsabilità perché la respinta di Conidi non è stata efficace. Eh, Papaleo è ritornato sulla palla mettendola al centro dove Tirotta non ha potuto far altro che appoggiarla così come aveva fatto eh, Ronaldo nel, nel suo primo gol all'Arena Stadium che appoggiarla all'interno della porta. Ma vediamo che sta per entrare eh, Procopio, eh, vediamo chi uscirà, quindi eh, Salvatore Procopio viene chiamata appunto la sostituzione, quindi cambio anche a livello difensivo per quanto riguarda il Montepaone. Vediamo che Procopio sta entrando in campo. Vediamo chi esce arrabbiatissimo con Idi, un giocatore di valore. Possono anche capitare degli, degli errori. E probabilmente a uscire. Vediamo chi è indicato per l'uscita e la sostituzione. Con uh, Salvatore Procopio pronto ad entrare in campo. E l'uscita sarà uh, ancora non si è deciso o non è stato indicato chi deve uscire. Sì, è il giocatore che è a terra. In fondo e che sta è soggetto appunto a un intervento da parte del massaggiatore dovrebbe trattarsi di Montirosso, se vediamo bene, perché eh, manca in questo momento e quindi Procopio Salvatore entra al posto di Montirosso con la difesa che vede eh, Condito, eh, Conidi e lo stesso. Eh, e lo stesso Virgilio appunto, ma c'è un altro giocatore a terra si tratta di Papaleo sicuramente fatica, crampi eh, e appunto tanta difficoltà di giocare per, un, eh, per il numero 11 e la stilese che ha dato moltissimo eh, fino a questo momento intanto quindi annotiamo l'ingresso di eh, Procopio al posto di Montirosso e quindi Procopio e Montirosso si sono dati il cambio in questo caso il bomber numero 9 quando siamo giunti al ventesimo minuto di gioco e tutti i giocatori sfruttano il momento anche per rinfrancarsi dal punto di vista eh, termico perché è necessario bere acqua in quanto il caldo è veramente eh, notevole. Eh, siamo su valori di temperatura percepiti sicuramente abbondantemente sopra i 25 gradi nonostante sia eh, pomeriggio e il pubblico della Stilese che insomma saluta con eh, battito di mani i propri beniamini che hanno ribaltato. Sull'asse Papaleo Tirotta hanno ribaltato una situazione che li vedeva sotto di due gol e ora sono in vantaggio. Quando siamo al ventunesimo per 3 a 2, ma il Monte Paone sicuramente non ci sta. Suona la carica, Mister Pisano. E quindi prepariamoci a un momento veemente dove sicuramente i valori in campo dovranno uscire fuori perché la partita è ancora apertissima. Ecco che Condito recupera il pallone, lancio in profondità di Virgilio, colpo di testa di Manno si sta. Stanno ridisegnando in campo le formazioni. Riceve ancora Rocco Papaleo, inseguito da Doria, eh, la, si lancia sulla fascia destra. Raddoppio della marcatura da parte di Virgilio che gli strappa il pallone. Doria un po' troppa fretta per rimettere sui piedi di Pirritano. Con Conidi che ribatte, ma la palla si impenna. Eh, saltano in parecchi il colpo di testa a liberare e ancora non riceve palla Procopio che la fa, mentre la fa sua Pirritano scambiandola con Romeo Romeo in profondità alla ricerca di un compagno riceve Virgilio alza la testa e cerca di smistare in favore di Marco Voci riceve palla Marco Voci sovrapposizione di Doria che vede premiato il suo scatto ancora Doria Marco Voci controlla e lo mura con grande coraggio Romeo, evitando che il tiro di Marco Voci arrivi all'altezza di Russo, ma sicuramente l'azione è molto bella e Riucci mette ancora in mezzo un pallone velenoso sul quale esce con tranquillità Russo, conquista il pallone, lo fa suo e dà alla sua squadra la possibilità di rifiatare. A questo punto sono ben tre le punte, Marco Voci, Stagliano, eh, Salvatore eh, Procopio con eh, Doria e Ienco che, eh, che daranno la spinta sulle fasce. Possiamo parlare di un Montepaone Paone a trazione eh, ante, eh, anteriore? Ancora Procopio che apre verso eh, Doria, recupera e si stringe il, eh, eh, la Stilese con un fallo su Yorfida non fischiato dall'arbitro Violi, e si riprenderà con la rimessa laterale. Ventitreesimo minuto di gioco: Montepaone 2, Stilese 3. E la rimessa laterale viene effettuata da Fiorentino, favorendo Stagliano che stoppa di petto, appoggia Fiorentino. Ancora la palla in mezzo, Procopio apre molto bene per Riucci mette in mezzo Riucci Procopio Salvatore si gira tra una marea di avversari ruba palla commette però fallo su Yorfida per troppo entusiasmo e quindi l'arbitro il signor Violi fischia la punizione al centro dell'area di rigore del, uh, della Stilese andando poi a rimproverare Manno dicendogli guarda che qui fischio io vedo tutto sono in grado di gestire di gestire questa situazione Giuseppe un rovesciamento di fronte che ha portato in vantaggio la Stilese con merito possiamo dire perché ci hanno creduto. Sì, perdeva 2-0 all'inizio del secondo tempo con Riucci, non ha mai lasciato eh, il gioco, è sempre rimasta corta e quando ha trovato il primo gol ha trovato l'entusiasmo giusto che l'ha portata ad essere avanti di una lunghezza. Ecco che riparte ancora il Montepone con Lombardo che apre per condito che riceve palla sul settore di sinistra di fronte a sé Giuseppe Papaleo appoggia per Virgilio che giostra con tranquillità e poi apre per Fiorentino. Fiorentino con Tirotta che gli dà fastidio, il tocco è verso Doria, che riesce a controllare. Stagliano, evita un avversario, si gira, mette in mezzo per Salvatore Procopio, aggancio impreciso e Romeo e Manno cercano di spazzare, ma il Montepaone ha alzato il baricetto. Virgilio controlla elegantemente, mette in mezzo, c'era Marco Vosci, però c'era anche la segnalazione del signor Scopelliti, giusta la segnalazione, eh, cosa dice il monitor? Fuori gioco nettissimo. E allora se lo dice eh, il monitor e lo ribadisce Giuseppe Ranieri siamo eh, convinti che sia così, anche se poi il, il tiro di... Eh, di Marco Voci l'ha finito fuori dal, dallo specchio della porta difesa da Russo Russo di sinistro calcia però dove ci sono. dove non c'è nessun giocatore. Vediamo cosa è successo. C'è qualcuno che ha ah, il questo andrebbe detto in inglese ma noi che amiamo la lingua italiana diciamo il momento lo sto il momento di fermarsi per rinfrescarsi al venticinquesimo del, eh, del secondo tempo giustamente il signor Violi richiama tutti a una pausa a un riposo per poter meglio affrontare l'ultima parte della partita in una situazione eh, climatica veramente estiva è difficile giocare soprattutto è difficile giocare a un certo livello anche perché ricordiamo che il signor Violi non è stato bene Così ci hanno riferito nell'intervallo e quindi giustamente ricorre anche lui a un po' d'acqua e zucchero, presumiamo, da parte dei sanitari e si rinfresca anche il signor Mazza, mentre il signor Scopellitti, più vigoroso, non, non attinge né all'acqua né allo zucchero, anzi si sì, lo fa proprio in questo momento eh, che gli viene offerto appunto dai sanitari. È un momento in cui si possono anche dare delle indicazioni. Cosa sta dicendo mister Pisano ai suoi, Giuseppe? Ma sicuramente li starà tenendo sul filo del rasoio anche perché Mister Pisano cerca la vittoria. Eh, a scapito di comunque una grande stilese per cui non accetterà sicuramente la sconfitta per 3 2 venendo da un 2 a 0 rotondo all'inizio del secondo tempo questi tre gol nel breve volgere dei pochi minuti hanno eh, fatto saltare sicuramente i nervi a mister Pisano ma ricordiamo che la stilese comunque ha giocato fino a questo momento una bella gara sono d'accordo quasi completamente perché Iceman Pisano certamente mantiene i nervi saldi anche nei momenti difficili ma sicuramente sarà stato in grado di farsi sentire dai suoi per ottenere appunto il massimo risultato in una situazione che vede il Montepaone soccombere per tre reti a due nei confronti di una stilesse che non sta rubando nulla e che ha avuto un momento di fuoco tra il dodicesimo e il diciottesimo del secondo tempo dopo aver subito all'inizio della seconda frazione di gioco il gol che sembra avesse tagliato le gambe alla squadra di Mister Leotta. Sarà Russo dopo questo momento di pausa decretato dal signor Violi a battere, vediamo sempre di sinistro se indoviniamo. Che lungo e a superare la metà campo, lanciando per quel Giuseppe Papaleo che ha lottato e portato la croce, ma è anche segnato eh, finora eh, e quindi merita una menzione in questa fase di gioco a favore della Stilese. Ancora uno scambio con Pirritano che lancia in profondità. Lombardo chiama palla e fa risalire i suoi, appoggiandosi poi a Conidilo. Va a disturbare. Eh, Martinez scambio con Fiorentino che controlla. Scarica su Riucci che apre a sua volta per Virgilio eh, Doria che evita il ritorno di Papaleo, tocca per Marco Voci, intervento deciso, non fischiato da Violi. Papaleo si apre la difesa del Monte Paone, scatta in profondità. Martinez ha di fronte a sé eh, Conidi cerca di recuperare metri e Terreno molto bella l'azione di Martinez, tocco per Tirotta, gran tiro. Reoli. Risponde King Lombardo che blocca, a mani, a ribatte a mani aperte, ma soprattutto il numero di Martinez è stato bellissimo. Se ne è andato in ottimo stile con un dribbling eccezionale. Il tiro di sinistro di Tirotta ha trovato plastico e deciso Lombardo che ha detto no. E il Monte Paone quindi riparte ancora con Lombardo che avanza, smista nella zona di Marco Voci che salta di testa, appoggia ancora una volta per uh, Ienco, Ienco controlla la palla, poi preferisce appoggiare la sua volta per Virgilio sventagliata in favore di Doria stop elegantissimo, sovrapposizione di Fiorentino, arriva al cross il numero due del Montepaone, sventa tutto Manno ma recupera ancora eh, il Montepaone con Virgilio che tenta la soluzione di Potenza e non riesce però a inquadrare lo specchio della porta, questo però è calcio questo è gran calcio, questa è la promozione Mimmo Sentito, ti vedo estasiato ma sto, vedendo, sto assistendo a una, una bella gara una gara combattuta da tutte e due le squadre tutte e due vogliono una vittoria in questo momento si trova in avanti la Stilese e possiamo dirlo meritatamente anche se il Montepone si trovava in vantaggio per due reti a zero forse poteva amministrare diversamente però ci sono stati diciamo, dei, dei fattori che hanno favorito la, la Stilese che non ha, diciamo... Ehm, esitato diciamo, a mettere il pallone in rete. E alla domanda di prima, mentre eri impegnato, che ci risponde il catering qui in tribuna stampa questa domenica. Di che qualità è? Ma perché non ti hanno servito? Eh, io sono preso qui alla telecronica, ho visto che voi eravate serviti, tu e Giuseppe Ranieri. Ma veramente anche eh, gli altri vicino a me eh, diciamo, ci, hanno, ci hanno portato le caramelle. Cioè... Attenzione, scusami Mimmo, c'è stato un intervento deciso di Fiorentino su Martinez, eh, forse c'era fallo, forse non c'era, eh, Violi non ha fischiato e quindi fallo non è. Scusami Mimmo ti ho interrotto. Ecco, ti dicevo, la caramella l'ha avuto anche Massimo Cerbo, però c'è anche per te. Grazie, ora ho la caramella e quindi sono un uomo felice. Attenzione perché Marco Voci è stato contrato appunto in zona d'attacco. qualche protesta perché se ne stava andando in velocità Martinez, ma è stato fermato in maniera ritenuta dall'arbitro regolare da parte appunto di Fiorentino. E quindi si continua 3 a 2 per la Stilesi. Riceve Giuseppe Papaleo, ha di fronte a Secondito. Si raddoppia la marcatura con Virgilio che va a strappargli la palla dai piedi senza commettere fallo, appoggio per Conidi che è diventato eh, centrale dopo l'uscita di eh, Montirosso e il tocco ancora a favorire il numero 7 Papaleo, recupera fallo e l'arbitro vede, vede il fallo nei confronti del numero 7 Papaleo mentre alle viste un'altra sostituzione, c'è il signor Scopellitti con la bandierina in mano ma se il signor Violi non gira lo sguardo verso il suo assistente difficilmente si potrà provvedere alla sostituzione che invece avviene proprio in questo momento, vediamo le indicazioni tattiche che vengono date da mister Leotta e sembra che a uscire sia Papaleo ed entrerà il numero 17 Francesco, Francesco Cassone con Giuseppe Papaleo che sicuramente ha effettuato ha svolto una ottima partita di contenimento ha segnato anche un gol al tredicesimo il gol del pareggio e quindi meritato l'applauso da parte dei tifosi dell'Astilese per questo giocatore che ha dato l'anima finora per la sua squadra come sicuramente farà il neo entrato Francesco Tassone si discute intanto con l'arbitro sui tempi per eh, da recuperare mentre Invece l'arbitro richiama i due capitani perché c'è stato qualche momento di frizione. Ci sembra tra Condito e Tirotta. Eh, vediamo che vengono richiamati i capitani. E il signor Violi dice: Guardate, o continuiamo come abbiamo fatto finora, con fair play e correttezza, oppure mi farò sentire. E quando lo dice il signor Violi c'è sicuramente da credermi. Ecco che si riprenderà con un eh, calcio di punizione affidato ai piedi di Iorfida che calcia lungo dove però riuscire a recuperare il pallone Stagliano lo protegge molto bene eh, forse c'era la possibilità di dare il vantaggio e qui l'inesperienza di Surace gli costa un'ammunizione perché eh, ha portato via il pallone e quindi eh, bravo di grande personalità però in questo caso al 33 minuto eh, Surace si becca un'ammunizione che poteva evitarsi ma che sicuramente gli farà bene per il futuro che gli auguriamo anche Rosio, viste le capacità eh, calcistiche a battere ci pensa Virgilio che mani sui fianchi calcia con delicatezza verso Conidi, colpo di testa ed è, è il colpo di testa di Conidi che al 33esimo su pennellata di Virgilio con un calcio di punizione dalla tre quarti è salito all'attico anticipando Russo e mettendo la palla dentro. 33 minuto, Conidi riporta in parità la situazione. E il frabbotto Mannis esplode perché a questo punto è un 3-3 veramente spettacolare. La punizione morbida di Virgilio che ha pennellato la palla su per la testa di Conidi. Che saltando molto in alto, dicevamo, almeno all'attico, ha colpito anticipando l'uscita di Russo. Monte Paone 3. Stile Stilese 3, veramente oggi al Frabotto Mannis c'è di che divertirsi per il palato dei tanti spettatori che assiepano sia il primo che il secondo anello e permetteteci di dedicare una partita così bella anche a tutte le spettatrici che sono altrettanto belle e competenti. Intanto la palla finisce tra i piedi di Lombardo che calcia lontano, quindi la mossa tattica di mister Pisano di far entrare Virgilio ha premiato, attenzione Manno stava per fare la frittata, ma Russo ha anticipato un Marco Voci che ora sta incoraggiando i suoi e c'è un'ammonizione nei confronti del numero 6 Romeo, probabilmente per proteste, ha ammonito il numero 6 Romeo che avrà detto qualcosa signor Violi che sicuramente non è piaciuta la giacchetta nera un tempo oggi di tutt'altro colore e che quindi ha provveduto all'ammunizione sono sempre quelle ammunizioni per protesta che non vanno tanto bene ma che determinano appunto situazioni negative poi a lungo andare per i cartellini gialli la palla finisce rimessa laterale 35 minuto 10 minuti ancora per entrambe le squadre per conquistare l'intera posta in palio e potete star certi che sia l'una che l'altra ci proveranno abbondantemente. Colpo di testa di Stajanò, mette in mezzo Doria, ribatte Romeo e la palla finisce in rimessa laterale. Tutto il pubblico in piedi per questi ultimi minuti perché la partita si sta accendendo e siamo al 35 e 49 secondi. Come ci chiedono, dal, anche se ci sarà molto da recuperare. Ecco che arriva la palla, viene ribattuta. Si è chiusa, si è chiusa molto bene la Stilese che ora eh, sente il momento positivo del Monte Paone, quindi si sta organizzando per evitare ulteriori situazioni di difficoltà. Riucci fa un bel movimento. Stagliano riceve palla, appoggia per eh, Ienco. La palla arriva a Doria che non riesce a colpirla. Fiorentino e ci pensa il petto di Tirotta a mettere la palla in rimessa laterale mentre tutta la panchina del Monte Paone è in piedi. È Leotta sta dicendo qualcosa ai suoi, il pallone di Virgilio viene fatto suo da Russo che rilancia in direzione Martinez questa volta Conidi fa buona guardia e la palla finisce direttamente in rimessa laterale eh, Giuseppe anche se sei in tribuna stampa ti vedo in piedi perché questa partita lo merita Beh, Sicuramente è una partita piena di, di gioco, di spettacolo, agli amanti del calcio non può non piacere un match del genere è stato un pareggio comunque meritato quello del Montepaone perché ha tenuto bene il campo ed è riuscito con questo mh, bel colpo di testa di Conidi a recuperare l'equilibrio eh, e che ci sta tutto perché le squadre in campo si sono equivalse. Grazie Giuseppe, intanto il rinvio che cerca di favorire Tassone che recupera la palla innesca lo scatto di Rocco Papaleo che ha di fronte a sé Ienco che però riceve probabilmente un colpo, rimane eh, fermo a terra, Papaleo se ne va in velocità e poi ci pensa condito a mettere la palla in out, non ha ritenuto ci fossero gli estremi del fallo il signor Violi e quindi si è proseguito perché eh, anche se Conidi non è molto d'accordo eh, si vedono gli occhi della tigre nei Giocatori sia del Monte Paone che della Stilese, tutti decisi e volitivi, tutti un po' come la squadra di volley dell'Italia che vuole vincere a tutti i costi in questo periodo di mondiali di pallavolo e trasmette questo spirito anche qui sul campo di calcio del Frabotto Mannis. Intanto la palla è ancora in out, toccherà a Rocco Ienco effettuare questa rimessa con le mani. Quando siamo giunti al 38 minuto di gioco, rimessa lunga che cerca di favorire Salvatore Procopio, il tocco però viene interrotto. Intercettato da Manno, poi ci pensa Romeo senza eh, Fronzoli a ribattere, una spinta nei confronti di Tassone da parte di Condito che poi però fa buona guardia. Controllo elegante di Virgilio che è diventato un po' il metronomo del centrocampo e sta orchestrando le trame offensive del Monte Paone smistando palloni a destra e a sinistra. La palla viene ribattuta con eh, Rocco Papaleo che la conquista sul rimbalzo ottenendo una rimessa laterale in favore della, di una stilese quanto mai galvanizzata dal doppia rimonta nei confronti del Montepaone e che non ha risentito del gol del pareggio effettuato al 33 minuto del secondo tempo da Conidi che ha così bilanciato una piccola incertezza in fase di gol. Il terzo per l'esattezza da parte della Stilese. Parte ancora in velocità Pirritano e va in profondità, la palla gli rimbalza sulle gambe e alla fine ci pensa Lombardo a portare tranquillità e a recuperare il pallone e a rilanciare l'azione nei confronti di. Don Doria. Il pallone arriva altissimo, Doria cerca di colpirlo di testa, non ci riesce e il numero 15 Alfarano che fa buona guardia conquista la rimessa laterale e la effettua subito nei confronti di Tirotta. Elegante lo stop, cerca di innescare Martinez, Fiorentino però in due tempi mette la palla in rimessa laterale e quindi si continuerà a giocare con una rimessa con le mani da parte di Alfarano il numero 15 subentrato a certo ma la palla è per Iorfida che la scodella al centro dove c'è un'incertezza ancora si stava inserendo un giocatore la stilese Martinez riesce a colpire di testa e poi un po' pilatescamente fischia un fallo che non abbiamo capito bene eh, di che eh, cosa fosse il signor Violi per eh, fare in modo che modo che l'aria non fosse più piena di eh, giocatori con Lombardo che intanto sta dando istruzioni ai suoi. Eh, Maurizio Vatrano, grandi emozioni oggi al frabotto Mannis. Quando si verificano questi risultati roboanti, no? con un capovolgimento proprio di totale, da 2 a 0, 3 a 2, 3 a 3, con, con possibilità addirittura di ribaltarla nuovamente, quindi più di questo. Possiamo dire che Conidi ha saltato un De Filippis e mezzo per arrivare a colpire la palla. Diciamo che lì il portiere è pure piccolo di statura, ha lasciato un po' a desiderare, perché comunque su una punizione deve essere preparato su una palla che peraltro era pure abbastanza morbida. Morbida e delicata, innescata da, da Virgilio, intanto Tirotta recupera il pallone, Violi dice che si può continuare, la palla rimbalza e arriva, cade per terra eh, Rocco Papaleo e qui c'è da vedere il monitor di servizio, c'è da chiedere a Mimmo Cosentino, Giuseppe era rigore? No, non è a rigore. Mimmo era a rigore? No, assolutamente no. Allora possiamo dire che non è a Rigore, mentre Doria recupera il pallone, lo mette in mezzo, arriva Stagliano come un'aquila ma Alfarano di fisico evita l'impatto tra il pallone Stagliano e Russo recupera. Parte ancora in velocità tirotta, palla, testa alta, sventagliata nei confronti di Rocco Papaleo che controlla il pallone, entra in aria, di fronte a secondito, si accentra, gran tiro e la palla finisce out, mentre c'erano almeno altri due compagni di Papaleo pronti al centro a ricevere. Il suggerimento e salutiamoli perché adesso sono comparsi gli amici raccattapalle del Monte Paone che sono dietro entrambe le due, eh, le due porte del campo di gioco. Toccherà a Lombardo quando stiamo entrando nel 42 ⁇ minuto di gioco. Effettuare questo rinvio in favore di Conidi, Conidi ancora per Lombardo con Francesco Tassone che va a disturbarli. Modello Giuseppe Papaleo. Conidi riceve il pallone, lo scaraventa in avanti, dove però viene riconquistato alla Stilese con Tirotta di fronte a Seriucci, appoggia per Alfarano. Palla lunga al centro per Francesco Tassone. Si chiude la difesa con Conidi e Condito, ma recupera ancora Surace. Buono lo stop, si defila sulla destra, mette in mezzo un buon pallone per Tassone che si gira. Tira, tira, murato da Condito e la palla finisce tranquilla tra le braccia di Lombardo. Il pallone però viene ribattuto ancora dalla stilese con Riucci che recupera e il tocco è per Tirotta. Tirotta controlla, cerca di evitare Riucci, ma Conidi dice calma, ci penso io. Siamo giunti a pochi minuti dalla fine del gioco regolamentare, si tratta di due o tre minuti, con Marco Voci che ha di fronte a sé Alfarano che... Che con decisione lo mette a terra e mentre viene ammonito dal signor Violi chiediamo a Giuseppe Ranieri di indicarci i migliori giocatori, eh, le coppie migliori eh, nelle due squadre fino a questo momento. Cosa ne pensi, Giuseppe? Vabbè, un match in cui i migliori si potrebbero anche sprecare per, eh, per gli ospiti, parliamo di Martinez e. Eh, eh... È di Papaleo, è di Papaleo Rocco, mentre per il Monte Paone possiamo, possiamo dire stagliano e Riucci. Grazie Giuseppe, quindi Stagliano e Riucci, Martinez e Rocco Papaleo. Sapete tutti che potete votare pigiando il tasto fucsia del vostro telecomando per confermare o variare l'indicazione fornita da Giuseppe Ranieri. Tasto fucsia in fondo al vostro telecomando. Parte intanto la punizione di Fiorentino che si prepara a calciare due uomini in barriera e tanti altri al centro dell'aria. Parte la parabola di destro, arriva di testa, colpo di testa alla fine ci pensa Romeo a spazzare l'aria con Manno che poi calcia dove però recupera ancora Ienco che controlla di destro altro traversone lungo beh Stagliano e c'è la deviazione sotto misura da parte di Marco Voci che per un niente non mette la palla in porta dopo il tiro di Stagliano viene chiesto l'angolo da parte di Marco Voci con il signor Violi che dice di no e riparte intanto la stilese con Pirritano che controlla la palla, la smista chiaramente verso Rocco Papaleo, fermato in questo caso da Rocco Ienco. Con Virgilio che riparte ora il Montepaone Paone ci, ci crede. Riucci ancora per Virgilio, controllano a centrocampo, va in profondità. Virgilio apre per Riucci che perde palla, riparte la Stilese con un 4 contro 3. Eh, capitanato da Tirotta, che vede sulla sinistra Martinez, si, si, si accentra Tirotta e poi cerca il tiro e la mette dentro magia di Tirotta imparabile per Lombardo e al 44esimo Tirotta trova il gol impossibile con un tiro di sinistro da circa 20 metri che prende lo spazio tra la mano di Lombardo e eh, il palo della porta e si va a infilare nell'angolino basso gol meritato per la bellezza da parte di Tirotta anche se il Montepaone aveva più volte cercato di impensierire in questo frangente la difesa del, uh, della Stilese. Segnalazione di recupero, tre minuti di recupero secondo il signor Violi e Montepaone che si trova sotto e provvede, intanto c'è un'altra sostituzione, entra il numero 14 Gaetano, un fuori quota, vediamo chi, chi sarà a uscire, entra Gaetano e probabilmente... Ecco, non, è, non esce Martinez, Gaetano è un fuori quota, quindi dovrebbe uscire un altro fuori quota. Eh, si tratta, se non andiamo errati, di eh, vediamo dovrebbe essere eh, Pirritano. Pirri, no, non è Pirritano a uscire. Ecco, vediamo ora che abbandona il campo. Si tratta proprio di Rocco Papaleo che riceve quindi una standing ovation mentre sta entrando anche il numero 20 Fall al posto di Condito quindi ultimi tre minuti di speranza è uscito, eh, con, sono usciti Condito e Papaleo Rocco e sono entrati Fal e Gaetano quindi ora il Monte Paone si trova dopo una partita giocata eh, lancia in resta sotto di un gol 4-3 per la Stilese il calcio certamente è stato onorato oggi ma il Monte Paone cercherà negli ultimi tre minuti di mettere tutto se stesso per recuperare questa partita. Lancio in profondità per Doria che riceve il pallone lo lascia scorrere in rimessa laterale eh, appoggia la palla per Fiorentino Fiorentino si prepara alla rimessa eh, lunga arriva al centro dell'aria grappolo umano la palla rimbalza e poi è Tassone eh, che rinvia ma recupera ancora Conidi lancio verso Fiorentino parte in velocità Fiorentino si prepara al cross arriva la palla al centro ribatte la difesa entra ancora in velocità Doria che mette ancora un pallone al centro, troppo lungo, attraversa tutto lo specchio dell'aria e finisce in out. Ci sono i raccattapalle che sicuramente forniranno Russo di pallone. Ecco che viene restituito e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per, eh, per la Stilese che sta vincendo 4 a 3 sul campo del Montepaone. Ci penserà Russo ora a calciare col, eh, probabilmente col Mancino, vediamo eh, con quale piede eh, questo rinvio ecco, di sinistro Russo che calcia lontano dove però c'è Foll, la palla rimbalza, Foll recupera il pallone, eh, lo conquista però poi gli viene strappato dai giocatori della Stilesse che ora al 48 ⁇ minuto cercano di far passare il tempo con Fiorentino che recupera il pallone si, si prepara alla rimessa con le mani per Lombardo che ora calcerà in uh, profondità lancio lungo con uh, Fal che tocca per Yenko uh, che entra in velocità cross lungo, Salvatore Procopio la mette ancora in mezzo la palla è là e alla fine è Russo che riesce a far la sua accartocciandosi ed evitando che giunga tra i piedi degli altri attaccanti del Montepaone, finale al cardiopalma qui al Frabotto Mannis con il Montepaone sotto di una rete e la Stilese che sta portando via tre punti dalla trasferta di Monte Paone con Russo che rinvia lontano e Violi che guarda l'orologio. Colpo eh, rinvio di Fiorentino per Fol che controlla la palla. La mette là dove però c'è Romeo che sventaglia lontano. Ienco di testa verso Fol che evita un avversario. L'arbitro dice che può bastare così finisce la partita. Monte Paone 3, Stilese Alfonso Tassone 4. Vittoria degli ospiti, meritata, ricordiamo i gol, eh, Stagliano e Riucci eh, insieme a Conidi per il Montepaone, Martinez, Papaleo e doppietta di Tirotta per eh, la Stilese. Quindi il risultato finale 3 Montepaone, 4 Stilese, ringraziamo l'esterna 65 di, eh, di Esoperato 1 TV, Antonio Siciliano, Anton Luca Franco, Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri e la voce di Giorgio De Filippis si stanno salutando i giorni questo è il calcio che ci piace. Meritata la vittoria della Stilese, il Montepaone pur con numerose assenze ha dato tutto se stesso. Oggi non è bastato, ma certamente il calcio è stato onorato.